curiosità ha risaputo che la pasticceria più antica e rinomata di Pordenone per a Toner. Ora andiamo a parlare direttamente con il proprietario, Giuseppe Faggiotto, per scoprire qualche informazione più su Peratoner e magari qualche segreto sul suo successo. Perché Peratoner? Peratoner perché prima di tutto è il più vecchio caffè, il caffè storico di Pordenone, e Peratoner perché era chi l'ha fondata era un medico, e quando sono arrivato, come l'ho visto, mi è piaciuto. Ed era una promessa che ho fatto a me stesso ancora quando avevo 18 anni, dato che non sono pordenonese, veneziano, ma quando sono arrivato a 18 anni ho detto una pasticceria così me la faccio e fatalità ho realizzato il mio sogno, consiglio dire, dopo 20 anni e c'era questa occasione di comprare questa pasticceria e ho voluto lasciare il nome perché chi l'ha fondata, si chiamava Peratone, Alto Adesino, era un medico condotto, ha lasciato completamente il suo mestiere di medico e ha fatto il pasticcere. Quale prodotto ha raggiunto maggiore fama secondo lei e perché? Beh, facile, il cioccolato in generale, ma soprattutto la cioccolata calda nostra, dato che la vendiamo anche in Germania, la vendiamo a Vienna, la vendiamo a Londra. Ed è una cioccolata ricca, una cioccolata corroborante, fatta esclusivamente con acqua, quindi la novità di 20 anni fa è stata proprio questa. Cosa offre Peratoner diverso e innovativo rispetto alle altre pasticcerie e bar? Beh, innovativo lo si ha nel prodotto, innovativo lo si ha non tanto sull'arredamento ovviamente, però siamo sempre alla ricerca di un servizio da migliorare. Noi cerchiamo di portare avanti sul prodotto, sulla materia prima, e quindi l'innovazione è il fatto di procurarsi macchinari, procurarsi la materia prima all'ultimo grido, chiamala. Quindi insomma, diciamo che poi iniziamo uno studio, facciamo uno studio come fa l'alta moda per il vestito, noi cerchiamo di farlo con il prodotto, cerchiamo di farlo con lo stampo. Quindi. Come si trova a lavorare in un team come il suo? Beh, facile anche dirlo, perché le ditte, le aziende le paragonano a una squadra di calcio. C'è una gerarchia, c'è chi segna il gol, che c'è chi difende, che chi prende la palla e la porge, quindi c'è l'allenatore, c'è un presidente, e quindi basta chiudere gli occhi e pensare alle squadre che funzionano bene, vedete il team che hanno dietro e capite subito chi funziona o non funziona. Da dove importate il cacao e il caffè che utilizzate? Fino a 5 anni fa collaboravo con delle multinazionali, che è bello anche dirlo, perché la multinazionale ha bisogno dell'artigiano e l'artigiano ha bisogno della multinazionale, altrimenti non avrei questo prodotto perché non saprei dove cercarlo, dove trovarlo. Quindi è una bugia dire che l'industria distrugge, ma è la verità che l'industria può aiutare anche l'artigiano e l'artigiano può aiutare l'industria, perché l'industria, specialmente l'industria, copia quello che fa l'artigiano. Con la quantità che noi consumiamo tantissimo caffè, io lo compro a lotti, quindi io lo scelgo l'otto, mi va bene, ecco perché abbiamo un ottimo caffè, ecco perché effettivamente l'ottimo caffè poi porta anche il fatturato. Quindi. Il cioccolato per noi è la materia prima da dove la procuriamo, quindi di altissimo livello, quindi sono vari paesi al mondo, e quello che voi vedete trasformato è il massimo del massimo, penso che si possa trovare. Insomma. Cosa ha studiato per diventare maestro cioccolatier? Al contrario di quello che si fa ora, alla mia vetusta età, non c'erano scuole. Le uniche scuole che esistevano erano a Lugano, dal famoso Eliseo Tonti, ma non avevi soldi per era una specie di università, un college dove lavoravi sei mesi, facevi una salarizza a Parigi, ma non ho potuto farlo perché non avevi soldi. Certo che tutto autodidatta e poi tutto a corsi, quindi la volontà di imparare è stata molto autodidatta, e poi c'è stata la cosa fantastica perché tante volte studiare va bene, ma intingere le mani è grande, e io intinto molto le mani sulla materia, quindi la conoscenza della materia è molto prima le mani e poi la coscienza.
e poi la conoscenza. In generale, quali figure stanno dietro ad una pasticceria come Peratoner, oltre a camerieri e pasticceri? Prima spiegavo cosa vuol dire, non so, una squadra di calcio. Esiste il finanziatore, esiste il allenatore, i giocatori, e le figure comunque stanno prima di tutto sulla famiglia, quindi chi diciamo ha cominciato, chi comunque continua. In questo momento sono io e mia moglie, è importantissima mia moglie perché ovviamente sostiene l'attività, fa parte dell'attività, siamo i fondatori e ovviamente poi è bello perché sono i figli che comunque prendono un po' le redini in mano di certi settori. E poi c'è dietro, ci sono delle figure, dei ragazzi che posso dire come voi, sono andati a scuola di pasticceria, dove ho visto questi ragazzi molto bravi e me li sono, come si vuol dire, acclappiati. Pensa che sia una buona idea per i giovani d'oggi intraprendere questa strada, se appassionati, per arrivare a svolgere un'attività come la sua? La domanda è bella perché dici se appassionati. Se appassionati. Allora, tutto quello che si fa con passione, qui arriviamo al segreto operatore, penso. Se si è appassionati, qualsiasi cosa piaccia fare nella vita, io dico sempre anche ai figli, dico ai ragazzi, dico tu faccia anche l'operatore ecologico, che tu faccia il muratore, che tu faccia il carpentiere, fallo con passione. In qualsiasi campo, qualsiasi cosa con passione lo si fa. Quello che ho visto ultimamente comunque è che purtroppo mass media, specialmente internet, falsa un po' il fatto che tutto è facile, purtroppo non è così. Prima ho detto che le cose bisogna conoscerle, bisogna intingere le mani, bisogna come se infarinarsi per capire la materia, poi la si studia e la si maneggia. In questo momento io vedo che è molto teorico e poco pratico. Offrite periodi di stage per giovani che sono appena usciti dalle superiori o hanno finito l'università? In questo momento di stage ne facciamo molti con le scuole, quindi si va da Alma fino allo Stringer, fino a Cividale, Pordenone, Loialdi, Aviano. Il problema dove sta? Lo dicevo prima, forse per accalappiare un po' quello che volevo dire adesso, è un gran problema perché in questo momento io dovrei assumere, non c'è uno stage, ma in realtà dovrei assumere anche un giovane di 25 anni. Lo Stato italiano non prevede. Lo Stato italiano dice vai a scuola, vai a Loial, fai questi corsi e poi eventualmente ti mandiamo a fare. Perché questo è un po' un grande problema. Lo stage vuol dire imparare, apprendere, e vuol dire non lavorare. Quindi è un problema, in questo momento alle aziende se vuoi fare l'illegale ci può essere lo stagista, ma siccome nella nostra azienda non siamo illegali non possiamo certo chiamare uno 25 anni, 24 anni finito l'università perché possa imparare il nostro mestiere. Deve essere sempre accompagnato comunque da una scuola. Vi capita di ricevere lamentele o giudizi negativi da persone insoddisfatte sui prodotti che offrite, per esempio sulla qualità o sul prezzo? Assolutamente sì. Per fortuna non sono tantissime, per fortuna è molto positivo, ma poi aiuta a crescere perché capisci subito. Allora, siccome tu conosci l'elemento dove sei, conosci la tua materia prima, capisci chi ti vuol screditare e capisci chi ha detto la verità. E siccome conosco molto bene la mia produzione, dall'A alla Z, ci facciamo tutto, se mi dice guarda la cioccolata faceva schifo, ti dico va bene, fa schifo, però sappi che il 90% piace, tu fai parte, il 10% non ti piace. Quindi se sei famoso in tuo mondo, ci sarà motivo. La fortuna vuole che il 90% piace. Ovviamente non si può contentare tutti, no? Io vi ringrazio intanto veramente di cuore, bello perché ho visto oggi dei ragazzi in gamba, ho visto il futuro di Pordenone, quindi meglio parlare male e trovarsi bene dopo. E complimenti alla scuola di queste iniziative e dico sempre e in conclusione credo sia fondamentale parlare di passione. In questo momento non siamo umani, abbiamo intelligenza,
e la cosa bella è proprio farlo con passione. In questo momento ho visto passione. Vi ringrazio io.